Buon pomeriggio e bentornati a Basket Time. La decima giornata della Serie C Silver ha visto ancora un nuovo esaltante successo per il Basket Club Cirignola, che è andato a vincere sul terreno della cestistica Barletta con il punteggio di 109 a 87. Partita intensa per i gialloblu di Beppe Bozzi, che la comandano sin dalle prime battute, congelandola dopo due quarti. Protagonista assoluto uno dei due lituani, Darius Vidauskas, che ha totalizzato 38 punti, per lui un record. Ovviamente sono andati a segno anche tutto il resto del gruppo. Va anche ricordato che nei provvedimenti del giudice sportivo, la cestistica Barletta è stata combinata una multa di 80 euro per proteste nei confronti di un giocatore della formazione Opantina. Tra l'altro, poi il prossimo impegno dei ragazzi di Beppe Bozza sarà ancora in trasferta contro la Fortitudo Trani, che nel precedente turno di campionato è andata a vincere sul terreno dell'ASVI Santa Rita Taranto per 90 a 76. Dodicesima giornata del campionato di Serie A2 nazionale, con una nuova sconfitta, questa volta amara, e non solo per la cestistica Sansevero. I ragazzi allenati da Damiano Cagnazzo hanno perso in casa per 83 a 80 contro Udine, ma pesa anche una decisione arbitrale che ha mandato su tutte le curie giocatori, tecnico e dirigenza sanseverese, tanto da emanare un comunicato stampa all'inizio della settimana per chiedere a rispetto da parte della federazione, perché le partite sul campo le giocano gli atleti e non gli arbitri. Su questo si è espresso in conferenza stampa anche il tecnico della formazione sanseverese, Damiano Cagnazzo. Ascoltiamolo. Sei in grado di poterlo fare? Allora, secondo me ci sono tantissime cose positive da cui ripartire. Faccio due premesse e provo a rispondere un po' a tutto quello che hai chiesto. Per quello che riguarda l'arbitraggio, faccio la premessa dicendo che parlare dell'arbitraggio di solito è prendere una scusa, okay? E noi non vogliamo prendere le scuse. Chiaramente il fischio che c'è stato alla fine, che è un fischio sbagliato, lo possiamo dire tranquillamente tutti e credo che lo sappiano anche gli arbitri, ma come quello è un fischio sbagliato, noi stasera abbiamo fatto tanti altri errori e quindi quello è un fischio sbagliato e ce lo teniamo, non si può cambiare, ma resta un fischio sbagliato. Detto questo, per quello che riguarda la classifica, faccio un'altra considerazione. Credo che Udine non debba stare nel gruppone delle 12, permettetemi di dirlo, anche questa non è una scusa, è una realtà per i loro investimenti, per i loro obiettivi e per quello che vogliono fare in questo campionato. Hanno vissuto delle difficoltà, stanno provando a superarle, hanno fatto degli innesti, non so se ne faranno altri, però sicuramente Udine non deve stare a 12 punti e quindi questa frattura che c'è, come dici tu, è vero, è la realtà. Però, ripeto, è anche causata da alcune sconfitte che non erano state preventivate delle squadre che invece dovevano teoricamente ammazzare il campionato. E buone notizie invece arrivano dalla Serie B nazionale, con il Lions Basket Biceglie di Gigi Marinelli, che va a cogliere un preziosissimo successo in terra campana contro la Scandone Avellino con il punteggio di 71 a 54, con 10 punti di vantaggio all'intervallo lungo, ben amministrati dalla truppa del coach Opantino. Tra le altre gare della giornata, da segnalare anche il successo del Nardò in trasferta su Cassino per 77 a 63. Insomma, le due squadre pugliesi si stanno dando un gran bel da fare. Questo sicuramente avvantaggia la squadra allenata da Gigi Marinelli, che rimane sempre nella scia del quadro delle squadre che sono attualmente ai playoff. Infatti 14 punti Lions Biceglie in classifica, in condominio con Sant'Antimo, mentre Nardò ha 2 punti di vantaggio nei confronti proprio dei bicegliesi. A seguire poi Olimpia Matera a quota 18, Salerno 20 e Palestrina a quota 22, quindi punti risicatissimi, per cui sarà un finale di campionato, almeno di questa prima parte del girone di andata, assolutamente emozionante. Siamo arrivati al termine di questa edizione di Basket Time. Il nostro appuntamento torna come sempre mercoledì prossimo alle 13.30. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 è questa sera con il telegiornale Prima Serata alle 19. A più tardi.